presentazione per i concentramenti nazionali a numero 15 anni 17 eccellenza. Vorrei subito iniziare ringraziando l'Unitismo Municipio nella persona di Andrea Caracci per averci ospitato a presentare questo evento. Ringrazierei anche Gaetano Guardia, vicepresidente della Federazione Italiana Pallacanestro, e Roberto Abate, presidente del Comitato Regionale Lazio, nonché Fabio Cantoni, presidente della Sportiva Città Futura, Armando Bonamici, dirigente e vicepresidente del Pool dello Basket, e Stefano Fattore, presidente del comitato organizzatore dell'evento. E velocemente darei subito la parola a Fabio Cantoni per i primi saluti e l'introduzione. Grazie. Grazie Andrea, perché so che comunque Andrea è sempre presente, attento anche nel mondo dello sport, non posso dire che prende nostro, quindi oggi stiamo parlando di una cosa molto molto importante, questo concentramento. Ci siamo Città Futura e Eurobasket, ormai sono anni che sono impegnati nel diffondere questo sport, il basket e il basket. Poi negli anni Eurobasket, che è un pool che ha iniziato la sua vita per offrire ai ragazzi la possibilità di attività agonistica di un certo livello. Poi negli anni si è diffuso questo lavoro, si è evoluto. Eurobasket adesso partecipa a tutti i campionati giovanili d'eccellenza e regionali della federazione. Oltre anche alla prima squadra, quindi da C1, anzi ci sono qui rappresentanti dei giocatori, che ringrazio di essere venuti, stanno disputando il playoff per passaggio di categoria, scongiuri facendo, e ci proviamo. Questa esperienza in tutti questi anni poi ci ha spinto a fare un passo in più, ci ha spinto a candidarci per ospitare questi concentramenti, che poi è la fase preparatoria alle finali nazionali che hanno scoperto. Questo per noi è un evento importante perché arriveranno circa 16 squadre qui a Roma, poi Stefano Fattori, che è il responsabile un po' logistico della situazione, vi spiegherà come avverrà. Quindi arriveranno tante persone, noi vorremmo essere pronti ad accoglierle nel migliore modo. Lo vogliamo fare qui, lo vogliamo fare l'Unitismo Municipio e penso che siamo un po' pronti a farlo. Io chiudo e poi lascio la parola agli altri, lancio un po' un appello alla federazione, che danno verano. A dicembre saremo pronti anche con il secondo campo di basket, che ci ha fatto penare tanto, finalmente saremo pronti. E io lancio qui un'altra candidatura. Magari possiamo ospitare, perché no, una nazionale giovanile che a Roma tanto non viene fatta. Quindi noi ci proviamo, noi ce la mettiamo tutta e noi ci siamo. Grazie. Grazie Fabio, adesso la parola a Andrea. Solo poche cose, intanto che è un piacere ospitare qua la presentazione di questo evento. È un piacere non tanto per una questione formale, perché sono sempre dare, come dire, vita a quest'aula dove si dovrebbero svolgere praticamente solo le sale del Consiglio, ci fa molto piacere, quindi abbiamo fatto pure le sfilate di moda in realtà. Quindi è un po' lito la filosofia che questa è una sala pubblica e quindi che nei momenti in cui non è usata per la sala del Consiglio l'ho utilizzata per tutte le cose positive, carine, particolari che si fanno all'interno del territorio. Ma è importante il fatto che gli eventi sportivi continuano ad essere un elemento che segna la vita sociale di questo municipio, non solo perché abbiamo tanti impianti sportivi, non solo perché ci stanno tante attività di tutti i tipi, con sport anche di difficile pratica a Roma, che in questo municipio trovano invece delle loro sedi, dei loro spazi, no? Insieme a rugby, no? si fa molto poco, pensiamo a sport anche nobili, appunto con grandi storie, ma che sono di difficilissima pratica nel contesto cittadino. Ma perché questo elemento appunto non è solo un elemento di quantità, è sempre più anche un elemento di qualità, è sempre più un elemento che migliora la qualità della vita all'interno dei nostri quartieri, che la segna. È inutile fare le solite insomma, digressioni più o meno convincenti sul ruolo dello sport all'interno della società. È evidente che lo sport ha in sé una caratterizzazione positiva nel momento in cui è pratica.
carica per tante persone, in cui è elemento di confronto leale, in cui è elemento competitivo dentro una dinamica anche collettiva, quindi di gioco di squadra, di relazioni. È un elemento positivo nel momento in cui si propone un'alternativa a tante cose che sono sicuramente meno positive dello sport, dei percorsi sociali, della cultura e di altre cose, ma che stanno in agguato dentro anche i nostri quartieri, come in tutti gli altri contesti sociali. Quindi da questo punto di vista che l'offerta sportiva, perché per noi quello che fanno le associazioni tutti i giorni all'interno dei nostri quartieri è un servizio vero e proprio, è l'offerta di un servizio sociale e sportivo che appunto va, come dire, a completare il quadro degli interventi sociali che si fanno istituzionalmente e socialmente all'interno di un territorio, che questa offerta migliori di giorno in giorno, che guardi strategicamente al mondo giovanile, è per noi un fattore di soddisfazione e di sintonia, aggiungo, con le associazioni che lavorano sul nostro territorio. Da ultimo, ne faceva un cenno Fabio, io lo voglio rimarcare, è particolarmente importante che una struttura che abbia avuto i nostri problemi, che abbiamo in tante sedi, in tanti luoghi cercato di affrontare e anche fronteggiato bene fino alla fine dal punto di vista legale, ma che evidentemente hanno lasciato un'eredità pesante da recuperare con sforzi che si stanno compiendo, ma che si stanno per lungo tempo, è importante che diamo esempio per come si affrontano pure i momenti di crisi forte, i momenti difficili, i momenti in cui sembra che crolli tutto, moltiplicando gli sforzi, cercando di alzare ancora di più il livello qualitativo e operativo di quello che si propone al territorio e andando avanti, perché altrimenti si resta sotto nella scena. Ecco, Città Futura in particolare, in questo caso specifico Eurobasket, stanno dimostrando che le macerie non servono la meglio, che i declini non sono mai inevitabili, né per Città Futura, né per la nostra città, né per il resto, e che ci si sta incamminando sempre di più invece su una strada che vi porterà anche con la consegna di un altro pezzo di attività del nuovo campo, ma con la qualità di quello che viene fatto ogni giorno, a una nuova vita di quella struttura, che già c'è una sua vita, già c'è una sua vita importante non solo per il microcosmo ma anche per tutto il quartiere e per il municipio, come dicevo prima, ma sicuramente nei prossimi mesi, speriamo non tra troppi mesi, vivrà di nuova luce, no? Vi darà una nuova primavera anche per quel tipo di struttura. Quindi il mio augurio poi che questa primavera sia molto vicina e che si possa finalmente utilizzare appieno le potenzialità di quell'unità. Sana Siena, Olimpia Milano, Aurora Brindisi e la Giovanna Pallacanestro. La Giovanna Pallacanestro, della quale la prima squadra è stata anche promossa in Serie A quest'anno. Il concentramento 5 prevede la presenza della Pallacanestro Moncalieri, qualificata prima nella Regione Piemonte, il Basket San Lazzaro di Bologna, la Virtus Siena e la Pallacanestro Marostica di Vicenza. Allora, l'avvenimento avrà inizio per il pubblico alle 13.30 di venerdì 11 con la prima partita Mensana Olimpia Milano. A seguire alle 15.30 Aurora Brindisi e Reggiana Pallacanestro, facenti parte del concentramento numero 3.
17.30 Pallacanestro Moncalieri, Basket a San Lazzaro, e alle 19.30 Virtus Siena Pallacanestro Valostina. Questo per quanto riguarda il pubblico. L'ospitalità dell'Eurobasket inizia già dalla mattina del venerdì alle ore 9, perché ci saranno delle sessioni di ripintura di tutte le squadre a distanza di mezz'ora una dall'altra. Molte di queste squadre arriveranno il giovedì sera e saranno ospitate presso strutture che l'Eurobasket ha convenzionato intorno alla sede dei giochi. All'interno della stessa struttura dell'Eurobasket è stato allestito uno spazio di relax appositamente per le squadre, perché prevediamo un afflusso di 300-400 persone al giorno solamente con le squadre e il posizionamento, senza calcolare chiaramente il pubblico che possa venire da fuori. Dunque, come dicevo, è stata allestita una struttura esterna, uno spazio 14 metri per 8 dove verranno alloggiate delle squadre, sarà uno spazio relax e sarà interamente governato e seguito dallo staff dell'Eurobasket. E tengo a precisare una cosa: ad ogni squadra verrà affidato una persona dello staff dell'Eurobasket che la seguirà in tutto quello che è il loro fabbisogno interno durante la permanenza dentro all'area sportiva. Noi pensiamo che questo sia sicuramente un avvenimento di grande importanza, dunque l'Eurobasket sta mettendo in campo tutti gli sforzi possibili. Ci sono tre concentramenti nazionali.